Più o meno adesso le 12:52:45. Questa linea qui sotto è, coincide con il lembo meridionale del sole. Transito. Eccolo. E adesso è l'istante del transito medio. E qui è qui. Coincident with 159. So the tangent of the zenithal angle of the southern limb is 1.59 exactly. Originally, this moment was the time of prayer of angels. Think this because this is the half of the day. Yeah. And before the unification of time zones, because we follow the time zone of Europe, which is 15 degrees. East of Greenwich, then there is a difference of average difference of 1 hour with Greenwich. Uscita 55:03. I take another position. Voilà. But this is the most early passage of the sun in the year. It's like 7 minutes before the average noon
is the equation of time is minus 16, something like that. Yeah. Oh, grazie. Prego. Yeah, I have a nice website that tells the solar mass. Yeah, I put the video on the web, so. But I use them to study how the meridian line was used in the past. In inglese che questo momento del passaggio meridiano era il momento in cui si pregava l'Angelus, perché è il mezzogiorno reale, vero questo. Mentre quello che siamo abituati a leggere sull'orologio ce l'ho detta l'Europa dal 1884, ma è un mezzogiorno che medio, che va bene per tutti e per nessuno, perché nessun posto è veramente mezzogiorno, forse uno solo meridiano alla volta. Comunque è preciso con quello che si dice. Sì. Diciamo, dal punto di vista astronomico, questo è lo strumento per misurare il fenomeno. Ed è preciso quanto i satelliti, perché è fisso e non si muove da 300 anni, quindi ti permette di capire anche i moti della Terra negli ultimi tre secoli. Non cose da poco, insomma. Certo. E tu studi queste cose? Sì. Oggi è stato molto fortunato che non sono cambiato in realtà. 78,4 da una parte e 11,8 dall'altra. 78 e 4 e 11,8 dove 100 dove 1000 100 mm è questo punto qua, lo 0 di 160 dalla meridiana di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, domenica 5 novembre è tutto.